Ben ritrovati miei carissimi colleghi ed appassionati di DC di Opera Omnia, io sono Jules e oggi vi porto un nuovo stage Chaos, completato con team completamente non sinergico e perdonatemi la ripetizione, e si tratta del nuovissimo stage Chaos dell'evento di Emperor, dell'imperatore Mateus, da Final Fantasy 2. Allora, vi dico subito che questa Chaos ha una disparità di difficoltà parecchio notevole tra un team con uno più sinergici e un team senza. Mi spiego. Questa Chaos, fatta con Emperor, ha una difficoltà notevolmente più bassa. Se poi ci aggiungiamo il fatto che è bonus anche Rosa, e che quindi potete giocare Emperor e Rosa insieme, che si dia il caso che siano due unità top tier, estremamente forti e anche estremamente sinergiche, perché Emperor di una cosa ha bisogno, ovvero di una buona battery di fianco. Perché dire, questa Chaos la sfasciate. Ora, io ho deciso di proporvi quello che è probabilmente uno dei pochi team che può finire questa Chaos completamente non sinergico. Lo so, è lo stesso team dell'ultima volta, lo so, probabilmente è uno dei team più performanti attualmente di tutta Opera Omnia, quindi non è che io vi stia proponendo dei personaggi di tier bassa, però ragazzi, questa Chaos senza bonus è difficile. Vi invito a provarci, magari vi invito anche a farmi sapere se avete trovato delle altre formazioni non sinergiche che riescono a completarla, ma vi confesso che ho fatto parecchia fatica. Quello che vedrete oggi è stato il mio secondo tentativo, primo tentativo con questa formazione, ma, cosa che vedrete tra l'altro con i vostri occhi, rientrare nei turni non è mica stato facile. Ce l'ho fatta al pelo di Carmelo, penso di aver fatto 88-89 turni sui 90 richiesti, non ero nemmeno sicura di essere riuscita a fare il punteggio, ma per fortuna questa è una Chaos tarata sui 90 turni, per cui se state dentro i 90 il punteggio lo fate automaticamente. Per quanto riguarda l'obiettivo degli HP, con Bascia e Stola era praticamente impossibile non portarlo a termine. La strategia la vedrete, ma è di sfruttare Bash per contenere i danni HP fatti su tutto il party. Stola fa da Brave Battery, cura e permette di avere comunque un bel flow di partita grazie al ritardo di Stone. E poi c'è Artemisia, che è la main DPS, mena, ruba i turni, spacca il gioco, le solite cose, insomma. Come supporto gioco la mia solita Charlotte, io mi trovo divinamente con lei, soprattutto quando gioco Stola. E chiaramente, se gioco Charlotte, porto Ramu. Anche se penso che questo trend di Ramu si interromperà presto, perché i Brothers non saranno mica male a livello 30, ragazzi. Mi raccomando, tirateli su, veramente una gran evocazione. Detto questo, io direi di aver comunicato tutto ciò che dovevo. Possiamo passare alla sfida. E come diritto, se dovessero esserci delle parti che ci tengo a spiegare in maniera particolare, mi risentirete durante il clear. Via con la sfida! Kizame! Questi due fenomeni qua hanno la bruttissima abitudine di ricaricarsi buona parte della vita quando uno dei due va KO, per cui vi consiglio caldamente di organizzarvi per ucciderli nello stesso momento. Portatevi un attaccante AOE, chiaramente se avete Emperor o Rosa l'AOE ce l'avete, e organizzate la partita anche a costo di ritardare l'uso di alcune ex, e qui parlo nello specifico di Rosa, al fine di seccarli nello stesso momento e evitarvi uno spreco di turni notevole. これはさばきよ。観念なさい。
Shizame! Kiera-san! Kannen-nasai!刻め! La wave finale di questa Chaos e in generale la sua gestione varia moltissimo in base al fattore Bash. Avete Bash, come nella formazione che vi sto proponendo? Allora potete giocare in maniera molto più libera e fregandovene anche di eventuali breaks. Tanto Bash assorbirà i danni HP ad area con il suo buff scudo e Ishtola saltuariamente lo riporterà a vita piena. Senza dimenticare tra l'altro che Bash stesso è in grado di curarsi con le sue abilità, per cui sfruttatelo molto bene, ma allo stesso tempo mantenete una buona spinta aggro. Se invece non avete Bash, dovete stare estremamente attenti a quando i boss fanno la cosina che avete appena visto fare da A, ovvero alzano la codina. Quando i boss alzano la codina, iniziano un pattern per cui si ricaricheranno la Brave, lo vedremo adesso da A, ecco, farà Brave Charge, dopodiché si guadagnerà un turno totalmente gratuito e vi sparerà
un attacco HP su tutto il party. Ora, lasciate perdere il fatto che Bash è riuscito ad evitare questo colpo in quanto gli avrebbe fatto sui 6.000-7.000 danni, che non sono un granché considerando che, come vedete, Bash è imbottito di HP. Però capite bene che se Bash non c'è sta nel vostro team, questo attacco è da gestire con un curatore dedicato, bello sgaggio, perché altrimenti continuate a prendervi tante botte in faccia, perché i boss sono due e questo pattern lo fanno entrambi, e quindi si rischia di morire malamente. Quindi occhio, e fate sempre lavorare bene il vostro curatore dedicato. Ah, tra parentesi, chiaramente il personaggio più indicato per questo tipo di pattern con carica brave subito dopo attacco è proprio il nostro Emperor, ragazzi, in quanto risponderà adeguatamente alla carica brave del nemico con una bella trappolona che si triggererà e lo manderà in break subito prima dell'attacco HP. Capite che in questo modo i danni li prevenite direttamente. Thank you.
anch'io. Kizame!刻め! Yeah.
anch'io!刻め! Qua ho tentennato con Istola poiché non sapevo che cosa sarebbe successo una volta seccato uno dei due boss, ma non mi sembrava di aver letto in giro che recuperassero la vita o facessero cose del genere, per cui alla fine ne ho seccato uno e ho tirato la EX di Artemisia, che chiaramente li avrebbe uccisi entrambi in ogni caso, anche se avessi scelto di fare medica con Istola. Detto questo, ragazzi, qua rullo di tamburi perché non ero affatto sicura di aver fatto il punteggio, ma per fortuna 659.000 sui 630 richiesti con 88 turni
e meno di 15.000 danni presi sul party. Per cui caos completata, io spero che abbiate gradito questo clear senza bonus, anche perché è piuttosto raro trovare dei team senza rosa e senza emperor, e così ho voluto provare a proporvene uno. Detto questo, miei cari, noi ci vediamo con i prossimi video di Dissidia. Spero che abbiate apprezzato sia questo video sia il video di evocazioni uscito ieri. Vi lascio in schermo il link per andarlo eventualmente a vedere, in quanto sì, nonostante voi non l'abbiate visto in questo video, Emperor, ho provato a portarmelo a casa. E niente, passate una buona settimana e ciao!